Dottor Agosti, l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema immunitario? Direi proprio di sì, siamo ciò che mangiamo, questa è una frase che ricorre nei secoli, ma è proprio vero, nel senso che noi abbiamo come prototipo, come gold standard per il neonato e per il lattante il latte materno. Ebbene, sappiamo che il latte materno fa produrre all'intestino del piccolo lattante una flora bifidogena particolare che è assolutamente diversa dall'alimentazione con altri alimenti diversi dal latte. Ecco che allora eventuali sostituti del latte materno devono cercare di riprodurre anche a livello dell'ecosistema intestinale una determinata flora batterica il più possibile simile funzionalmente a quello che ha il ruolo del latte materno. Quindi i deficit nutrizionali. Quindi i deficit nutrizionali in gravidanza, nel periodo neonatale o durante lo svezzamento possono compromettere lo sviluppo del sistema immunitario del bambino? È un punto cruciale. La gravidanza, la nascita, i primi mesi di vita, direi i primi anni, direi i primi 2 anni, quindi 9 mesi di gravidanza e i primi 2 anni di vita. Questo è un periodo in cui il destino del piccolo uomo che sta crescendo si gioca molto da un punto di vista proprio anche immunitario, a seconda di quello che ha mangiato la mamma, a seconda di quello che mangerà il neonato e il lattante e il piccolo bambino poi. Assolutamente direi un punto cruciale. Noi abbiamo delle evidenze importanti nei paesi poveri, ad esempio, come la malnutrizione materna possa dare veramente dei disastri non solo nella salute della donna gravida ma anche poi nel nascituro. Quello, diciamo, è il fattore più eclatante, è la cosa che possiamo vedere di più, ma poi ci sono anche delle micro alterazioni che possono anche occorrere anche nelle nostre popolazioni, quindi estrema attenzione a quelli che sono i fabbisogni nutrizionali della donna gravida, del neonato e del piccolo bambino poi. Oggi il neonatologo ha bisogno di disporre di nuove evidenze sul tema della nutrizione? La nutrizione è un tema che il neonatologo deve continuare a studiare, deve continuare a conoscere, deve sapere qual è la modalità di assorbimento e di digestione dell'alimento per il neonato e per il lattante e deve essere molto attento a tutte le evidenze innovative, quindi allearsi anche con quella che è poi tutta l'innovazione scientifica nutrizionale anche da parte delle proposte delle industrie alimentari. Questo è un dato importante, l'alleanza fra il clinico, il neonatologo e chi propone poi l'alimento per l'infanzia. Può darci un paio di numeri sul centro di eccellenza che lei dirige, su quanti bambini nascono prima del termine? Noi abbiamo circa 3.800 bambini che nascono al nostro centro all'anno. Di questi 3.800 abbiamo circa 300 prematuri, di cui circa un centinaio sotto il chilo e mezzo. Quindi questo è un po' il nostro pacchetto di neonatini prematuri che cerchiamo di curare e che curiamo anche sotto il profilo nutrizionale. Non sono più soltanto dei bambini da curare da un punto di vista di intubazioni, di device respiratori, ma anche abbiamo capito come anche la nutrizione possa cambiare il destino di questi piccoli soggetti. Quindi nutrizione importante nel neonato a termine, ma altrettanto, oserei dire ancor più, ma comunque ugualmente importante anche nel neonato pretermine, tanto più quanto è pretermine.